troppo presto per dichiarare che è la fine di Ronan Farrow, così come è troppo presto per dichiarare che forse è la fine anche del movimento MeToo, ma certamente quello che sta succedendo in queste ore negli Stati Uniti rappresenta un colpo durissimo per la credibilità di Farrow e del movimento stesso, per quanto indirettamente. Farrow è il vincitore del premio Pulitzer insieme al New York Times per aver rivelato gli scandali sessuali ad Hollywood. Non solo ha attaccato duramente il padre, Woody Allen, anche se, come ricordiamo, la madre, Mia Farrow, ha detto che forse è il padre Frank Sinatra, al quale Ronan assomiglia tremendamente, ma è soprattutto il principale accusatore di Harvey Weinstein e di molti altri personaggi di Hollywood. Ebbene, in un'inchiesta interna del New York Times, notate bene, altro vincitore del Pulitzer per lo stesso motivo, a firma di Ben Smith, ha dimostrato che Ronan Farrow non aveva in molti casi prove per dire o scrivere quello che scriveva, ma soprattutto che occultava le prove a favore delle persone che accusava. È qualcosa di estremamente grave, ma anche interessante e illuminante per quanto riguarda il giornalismo americano, che per l'ennesima volta dimostra che non ha paura di attaccare anche elementi dei propri stessi giornali. Sempre il New York Times qualche anno fa stroncò per due volte di seguito il libro, il romanzo di Maureen Dowd, che è una delle firme più nobili. Quando l'editore del giornale venne intervistato, disse: noi non guardiamo in faccia a nessuno, che è un principio certamente sano di giornalismo. Ce ne sarebbe uno ancora migliore, che è quello di guardare in faccia a tutti.